Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Allora, oggi giro il video delle letture del mese scorso, quindi del mese di ottobre. Vi dico fin da subito che sto preparando i video per dicembre, per appunto i libri dell'avvento, quello il progetto insomma che faccio ormai dall'anno scorso e che appunto prevede un video al giorno fino al 25 dicembre. Mi sto organizzando perché ho ideato qualcosa di totalmente nuovo rispetto all'anno scorso, insomma ci sto lavorando tanto, quindi spero che vi piaccia chiaramente, che lo guarderete con piacere. Vi dico che le uniche anticipazioni che do sono su Snapchat, quindi se volete sapere qualcosa in più, i libri che sto leggendo per prepararmi e altre insomma piccole notizie riguardo ai 25 video, vi rimando chiaramente al mio Snapchat. Io sono martinabelli17 e niente, per scoprire anche qualche curiosità in più. Ora, a parte questo, io direi di cominciare subito. Ad ottobre ho letto 4 libri, quindi sono molto soddisfatta perché, insomma, per me leggere 4 libri in un mese vuol dire che proprio ho avuto tanto tempo e ce l'ho fatta. Il primo libro che ho letto è La donna che leggeva canzoni di Lisa Tucker. Ho acquistato questo libro in una bancarella dell'usato in un periodo in cui avevo bisogno di qualcosa di leggero, di fresco, di carino, alla fin fine insomma qualcosa che mi ridasse il sorriso, perché stavo attraversando un periodo insomma che era un po' giù di morale. Ho acquistato questo e devo dire che solitamente un libro leggero non è sempre detto che sia anche scritto bene, che sia comunque un libro che ci fa appassionare. Ecco, in questo caso sono stata fortunata perché non soltanto il libro si è rivelato l'ideale per risollevarmi l'umore, ma è anche stato un libro bellissimo, letto con grande piacere e soprattutto molto profondo. Chi è la ragazza, la donna che leggeva canzoni? Praticamente è la sorella della protagonista. Noi vediamo tutto dal punto di vista di una ragazzina. In realtà all'inizio la storia parte che lei è una bambina ed arriva più o meno all'età di 17-18 anni, forse un po' prima. Insomma, fatto sta che questa ragazzina appunto racconta la sua vita insieme alla sorella maggiore. La sorella maggiore si chiama Mary Beth. Lei praticamente ha un dono, il dono di interpretare le canzoni, quindi lei praticamente aiuta le persone quando queste insomma vanno da lei in cerca di aiuto ed interpreta le canzoni che gli sono rimaste in mente, le canzoni che in quel periodo gli ritornano alla mente senza un dato motivo. Addirittura lei si annota anche se le persone ricordano parole sbagliate della canzone, quali versi ricordano, eccetera, perché per lei sono tutti indizi per capire qual è lo stato d'animo delle persone ed aiutarle a risolvere il problema che le sta assillando in quel momento. Sembra andare tutto bene perché sia lei è appunto Mary Beth è una persona molto molto amata dal suo paese. Poi le due sorelle vivono sole perché il padre se n'è andato quando la sorella più piccola era appunto molto molto piccola e la madre è morta da poco in un incidente stradale. Mary Beth ha adottato un bambino, quindi praticamente in casa vivono Mary Beth, il bambino e la protagonista. La protagonista si chiama Lian e vede praticamente la sorella un po' come una madre, perché insomma ha diversi anni più di lei e quindi la accudisce. Come dicevo, sembra andare tutto bene perché nella vita delle ragazze entra anche Ben, un ragazzo che appunto si innamora di Mary Beth. I due sembrano andare molto d'accordo e lui si trasferisce da loro e sembra riuscire a sostituire benissimo la figura paterna. Tutto questo equilibrio però a un certo punto cade e quindi ci sono insomma diversi problemi da affrontare, perché all'improvviso, a causa di un evento che succede, Mary Beth si ritrova tutto il paese contro, prende una decisione drastica sulla sua vita amorosa e a questo punto si trova contro anche sua sorella e entra in gioco anche una bruttissima malattia che è la depressione, che non so quanti di voi abbiano avuto a che fare con una cosa del genere. Comunque è veramente qualcosa di devastante e soprattutto di difficilissimo da curare. Ecco, il libro è meraviglioso proprio perché racconta
un rapporto meraviglioso tra due sorelle con i suoi alti e bassi, come è normale che sia. Affronta il tema della depressione in una maniera dolcissima, ma allo stesso tempo anche molto cruda e violenta, quindi ci troviamo veramente con l'animo a terra insieme ai protagonisti, ecco. Racconta anche della difficile situazione che si viene a creare in famiglie un po' particolari, come può essere questa qui, dove non ci sono dei genitori, dove c'è un bambino piccolo, dove c'è una ragazza adolescente che sta passando, insomma, il classico periodo adolescente, quindi con tutti i suoi problemi, i suoi dubbi, le sue incertezze. È veramente avvincente, chiaramente non vi sto a dire il finale, ovviamente, neppure come evolve la vicenda, però a me è piaciuto tanto, l'ho letto con tanto tanto piacere, proprio perché ci sono dei forti insegnamenti di amicizia, di comunione fraterna anche al di fuori della famiglia, ma soprattutto, secondo me, la cosa principale che ci vuole insegnare questo libro è: ci sono dei momenti in cui è meglio fare il bene dell'altro prima del nostro? Ecco, questa è la domanda che secondo me ci vuole porre l'autrice in questo libro. Quindi consigliato, molto molto carino, scritto veramente bene, dei bellissimi personaggi, una bella storia, tutto molto bello. Il secondo libro che ho letto durante il mese di ottobre, e non l'ho qui con me perché l'ho prestato ad una mia amica che viene al club del libro con me e era curiosa, insomma, alla fine gliel'ho prestato, è L'amica geniale di Elena Ferrante. Allora, ho letto questo libro perché ormai non potevo più andare avanti senza leggerlo, dato che effettivamente sentivo tutti parlarne bene e quindi sono stata obbligata a leggerlo. Elena Ferrante racconta la storia di due persone e la divide la loro amicizia e quindi la loro vita in quattro libri, quindi si tratta di una tetralogia che appunto copre l'intera vita delle due protagoniste, anche se Elena, che è la protagonista effettiva, è quella attraverso i cui occhi vediamo tutte le vicende. Siamo, se non erro, negli anni 50 a Napoli e in uno dei rioni di Napoli, e vediamo praticamente attraverso gli occhi di questa Elena la nascita dell'amicizia con appunto l'altra ragazza protagonista del libro, che viene descritta appunto dalla nascita fino ai 18 anni più o meno, e poi vedremo come negli altri libri la loro vita andrà avanti. Vengono affrontati tantissimi temi, quindi c'è l'infanzia, vengono spiegati diversi periodi della vita di queste due bambine in quegli anni, quindi attraverso gli occhi di queste persone che vedono la vita come se fosse la loro normalità, noi veniamo catapultati in quegli anni a Napoli e quindi ci rendiamo conto di quanto sia cambiato il mondo in così pochi anni. Quindi viene affrontata la loro infanzia, come era a scuola, come erano in famiglia, e l'evolversi degli studi, perché una delle due ha avuto la possibilità di studiare, appunto la protagonista, mentre l'altra ha dovuto smettere. Quindi come viene vista l'educazione, in particolare l'educazione femminile, le vacanze, non so, i giochi, gli innamoramenti, c'è veramente di tutto quelle fasi che una persona normalmente attraversa durante la vita vengono ridescritte in questo libro e chiaramente vengono ambientate in un'epoca che a noi, o comunque a me perlomeno, appare molto lontana, perché siamo più o meno negli anni in cui nascevano i miei genitori, quindi insomma nemmeno loro probabilmente l'hanno vissuta come è descritta in quel libro. La storia non ha picchi, diciamo che non ha mai momenti in cui, a parte forse verso la fine, momenti in cui l'azione si fa un po' più serrata, quindi abbiamo voglia di andare avanti per vedere come va a finire, come si dice di solito. Ecco, questo non succede, ma è voluto dall'autrice, perché sta semplicemente narrando una vita, quindi sì, ci sono degli episodi che hanno un po' più di rilievo, che ci incuriosiscono di più, che hanno segnato in modo particolare la vita delle due protagoniste, ed altre invece un po' meno importanti, ma che vengono raccontate alla stessa maniera. La scrittura è meravigliosa, è veloce, molto dettagliata, ma allo stesso tempo mai noiosa, soprattutto veramente è scritto in modo talmente semplice e lineare, e alla fine attraverso i pensieri della protagonista noi seguiamo i suoi ragionamenti, i suoi sviluppi, che veramente non riusciamo a staccare gli occhi dalle pagine. L'ho letto in pochissimi giorni, nonostante io mi fossi approcciata a questo libro con grande titubanza, perché avevo già letto qualcosa di Elena Ferrante e non mi era piaciuto, quindi insomma
ero scettica e sono stata veramente smentita, ecco. E basta, poi ovviamente ci sono in internet tantissime recensioni più approfondite, ma non posso andare avanti per 6 ore a parlare di Elena Ferrante. Tanto l'unica cosa che vi posso dire è sicuramente di leggerla, perché merita, si legge, come ho detto, molto bene ed è interessantissimo, secondo me, l'analisi appunto sociale di quell'epoca a Napoli, perché ci rendiamo conto veramente di tantissime cose. Le cose più interessanti ovviamente sono il fatto della cultura, quindi l'insegnamento, soprattutto, come ho detto, per le bambine, il fatto che a una delle due sia stata la protagonista, appunto, venga data la possibilità di andare avanti negli studi è qualcosa di quasi scandaloso, ecco, era all'epoca. E secondo me, io lo voglio rimarcare perché è la parte che mi è piaciuta di più, verso la fine del libro c'è una bellissima riflessione sulla plebe, ok? Io non voglio svelare niente, comunque la protagonista, avendo appunto studiato, si ritrova in una situazione in cui è circondata da tante persone che sono quasi analfabete, che comunque fanno parte del suo rione, del posto dove è cresciuta, e lei improvvisamente si trova come se fosse fuori luogo. E quindi parla della plebe associandola a tutte quelle persone che decidono per una propria volontà di rimanere dove sono senza cercare mai di elevarsi o di migliorarsi in qualche maniera. Una riflessione bellissima che secondo me è molto veritiera, anche se molto cruda, che può essere considerata crudele, e qualcuno potrebbe dire che non è vero, ma non è così, è semplicemente più comodo credere che non sia vero, ma quella riflessione mi ha colpita perché è veramente azzeccata. Comunque, un bel libro, io spero che lo leggerete, se l'avete letto fatemelo sapere, e niente, questo ve lo consiglio in ogni caso. Il terzo libro che ho letto ad ottobre è stato Gli Amanti, sottotitolo Romeo e Giulietta in Afghanistan di Rod Nordland. Allora, questo libro mi è arrivato tra le novità, se non erro, o l'ho ordinato io, forse così, più che altro vedendo la copertina mi aveva intrigata e quindi l'ho preso in negozio. Quando sono andata a cercare un libro da leggere, ho detto proviamo con questo, certo, Romeo e Giulietta in Afghanistan. Ho anche pensato, questo libro bene bene o male male, nel senso che potrebbe essere anche molto molto banale. Non è stato così. Allora, il libro racconta la storia di due persone che si amano, vi dico i nomi che non me li ricordo, sono Ali, lui, e Zakia, lei. Sono due giovani che provengono da due famiglie, da una parte anche economicamente diverse, nel senso che lei proviene da una famiglia più ricca rispetto a quella di lui. Oltretutto sono anche entrambe le famiglie musulmane, ma appartenenti a due rami diversi della religione e quindi considerate assolutamente incompatibili. I due giovani si sono innamorati chiaramente, insomma, hanno cercato di convincere le famiglie a farli sposare. La famiglia di lui era d'accordo, quindi è andata a chiedere al padre di lei la mano della figlia, ma il padre di lei ha assolutamente negato ha negato assolutamente la mano della figlia, perché appunto queste divergenze, queste differenze di religiose, ecco, non potevano essere superate. Oltretutto lui puntava, insomma, più in alto per la figlia, ecco. Cosa scopriamo subito? Che questa storia è una storia vera, è la storia vera di Ali e Zakia, due ragazzi che tra il più o meno 2013 e il 2014 hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore, nonostante la contrarietà della famiglia di lei, e che quindi sono fuggiti insieme, si sono sposati e poi hanno vissuto per tantissimo tempo in esilio, praticamente, perché è vero che la famiglia di lui li ha aiutati, ma la famiglia di lei era alla ricerca di una vendetta, perché la figlia aveva disonorato l'onore della famiglia e quindi la famiglia di lei vuole assolutamente ucciderla, ecco. I due giovani ne passano veramente di tutti i colori, si spostano in giro per l'Afghanistan, trovano aiuto, trovano persone che gli vanno contro, trovano l'aiuto di queste case di rifugio dove vengono accolte le donne che appunto rischiano la vita a causa delle loro scelte d'amore, ecco. La cosa particolare è che la storia è raccontata tutta dallo stesso Rod, che è un giornalista del New York Times, che all'epoca si trovava lì e che ha intervistato i due
amanti e che ha, li ha non soltanto aiutati a nascondersi e a proteggersi, ma li ha proprio seguiti passo passo nel loro cammino, scrivendo anche diversi articoli per il New York Times in cui parlava di loro. Praticamente questa storia ha avuto anche un bel riverbero a livello mondiale, e quindi la coppia per alcuni mesi è stata anche piuttosto famosa, e in tanti stati del mondo si sono proposti di aiutare la coppia, che comunque vedremo quando è stato possibile aiutarla e quando no. Comunque tutto è descritto all'interno del libro. La storia appunto è vera, quindi è questo che rende tutto più bello, perché il racconto dell'autore è proprio quello che lui ha vissuto in prima persona, quindi racconta delle interviste, racconta di che cosa gli dicevano i protagonisti, di tutte le persone anche con cui loro hanno parlato e che hanno girato intorno alla coppia, che hanno avuto un ruolo nella vicenda. Inoltre l'autore inserisce all'interno del libro tantissime nozioni sull'Afghanistan, sulle donne, su come vivono le donne, su come vengono trattate, sugli interventi americani in Afghanistan e quali sono stati i risvolti positivi e negativi. Insomma, è anche, secondo me, tanto tanto istruttivo. È scritto molto bene, però ci sono, quindi non è che sembra di leggere un manuale, però allo stesso tempo ci sono delle lunghissime parti in cui vengono riportati esempi di altre coppie, oppure comunque viene descritta com'è la tradizione, com'è la vita in Afghanistan, come viene vista la donna, quali sono le usanze. Insomma, è interessante veramente tantissimo, quindi io l'ho amato anche perché mi piace molto leggere di queste cose. Al centro del libro ci sono alcune pagine con delle foto, che sono quelle appunto che i giornalisti hanno scattato, le più importanti che hanno scattato durante il loro viaggio insieme alla coppia. E poi diciamo che il libro termina a un certo punto verso pagina 270, e poi ecco che ci sono degli appendici. La prima è il jihad contro le donne, ecco qua, e ce n'è un'altra, e altre battaglie nella guerra afghana dei sessi, quindi ci sono anche degli approfondimenti piuttosto importanti sempre la vita in Afghanistan e soprattutto sulla condizione della donna. Al termine del libro poi ci sono delle note che spiegano, diciamo, accompagnano un po' tutta la lettura del libro e spiegano degli argomenti, insomma, approfondendoli un po', oppure facendo riferimento ad articoli di giornale, a siti internet, per specificare alcune delle cose che vengono raccontate all'interno del libro. Io l'ho trovato bellissimo, interessante, istruttivo, fa riflettere. Veramente molto bello, consigliato, assolutamente non vi fate ingannare dalla copertina, perché sembra un romanzo molto più frivolo, comunque di fantasia. Invece la cosa interessante è che proprio tutto quello che è raccontato qui è successo realmente. Ultimo libro letto nel mese di ottobre è stato Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. Allora, questo libro mi è stato consigliato dalla mia mamma, perché l'ha letto in due giorni, gli è piaciuto molto e quindi mi ha detto di leggerlo, ecco. Allora, vi racconto prima che cos'è che c'è dietro a questo libro. Praticamente l'autore, quindi questo Giacomo, ha un fratello che si chiama Giovanni. Giovanni è un bambino down, ci corre, lui dovrebbe avere sui 19 anni e il ragazzo credo ne abbia 14-15, quindi suo fratellino ha la sindrome di Down, e lui insieme alle sue due sorelle, quindi in tutto sono quattro figli, insieme alle due sorelle ha creato un video in cui si erano, insomma, ripresi, anche molto amatoriale, lo trovate anche su internet, su YouTube, dove appunto avevano simulato un colloquio di lavoro. Quindi il fratello maggiore faceva un colloquio di lavoro al fratello minore, appunto al ragazzo Down, che recitava, ecco, con lui, spiegando quali erano le sue doti e perché doveva essere assunto. Un video molto carino, semplice, proprio divertente, ma carino, e che è stato pubblicato il giorno che era appunto la giornata mondiale per la sindrome di Down, e quindi loro avevano voluto rendere omaggio, diciamo, al loro fratello pubblicando questo video quel giorno. Fatto sta che il video ha avuto molto successo, è stato visto veramente in tutto il mondo, e quindi diciamo che Einaudi ha chiamato Giacomo Mazzariol dicendogli: ti andrebbe di scrivere la tua storia, di raccontarci la tua storia? E lui ha detto ok, e quindi ha prodotto questo libro.
Allora, il libro racconta praticamente di tutta la loro vita, quindi da quando lui ha saputo che la madre era incinta e che aspettava un bambino ed era tutto felice perché era un maschio e quindi finalmente sarebbero stati in parità perché aveva, fino ad allora aveva avuto soltanto due sorelle femmine, fino all'età appunto attuale, 19 anni. La cosa interessante è chiaramente che lui affronta tutti diciamo, i passaggi della vita e di come un bambino barra adolescente barra ragazzo si rapporta con la sindrome di Down, con l'avere in famiglia un ragazzo che ha questa sindrome. Quindi vediamo sia le aspettative che aveva prima che nascesse, sia come da bambino ha preso la cosa vedendo che questo suo fratello aveva gli occhi allungati, si muoveva in maniera strana, parlava in maniera strana, come l'ha vissuta da adolescente, come la sta vivendo adesso, come è cambiato. Ovviamente non vi voglio dire quali sono stati i suoi cambiamenti perché questa è la parte interessante. Il libro alterna momenti di riflessione, ecco, un pochino più pesanti, a momenti anche esilaranti, ecco, di racconti di piccoli eventi quotidiani che sono avvenuti nella sua famiglia. Secondo me il libro si vede che è scritto da un 19enne, non l'ho trovato, cioè mi era stato detto mamma mia questo ragazzo come scrive a 19 anni, no. Ecco, l'ho trovato in dei punti, è un po' forzato, sicuramente è stato aiutato, come ammette lui stesso alla fine del libro, perché ringrazia chi l'ha aiutato nella stesura. Ecco, dal punto di vista, insomma, della scrittura, si vede che è un autore un po' acerbo, ma questo non toglie che l'insegnamento e quello che ci viene dato dalla lettura di questo libro sia una cosa grandissima. Ecco, ci sono un paio di episodi che ho trovato, secondo me, non sono reali, ecco, magari sono stati più un inserimento tanto per mandare un messaggio, ecco, più che una cosa realmente accaduta, ma come ripeto questo non toglie niente al messaggio finale, cioè il fatto di riuscire in qualche modo a comprendere anche queste persone, quindi non vivere con la paura di dire ah, questo ragazzo ha la sindrome di Down quindi morirà presto, quindi non potrà mai avere una moglie, non potrà mai avere una fidanzata, non potrà mai lavorare, ecco. No, perché c'è un mondo all'interno della testa di questo ragazzino che rende tutto altrettanto bello del mondo appunto reale, quindi non so, è veramente, ti fa cambiare prospettiva sulle cose e soprattutto fa cambiare su prospettiva per quanto riguarda il rapporto che ci può essere con una persona che ha questo tipo di problema. Io non ho nessuno in casa con la sindrome di Down, eppure l'ho letto più che volentieri perché a livello umanitario insegna tanto, quindi anche questa bellissima lettura ve lo consiglio. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessati e spero soprattutto che mi facciate sapere sia cosa avete letto voi e se avete letto questi libri qual è la vostra opinione. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un altro video, ciao!